Eh sì, ripropongo nuovamente la domanda del titolo. Ancora credete alla narrativa di regime dei satelliti meteo? Avevo già pubblicato il 7 luglio 2017 palloni meteo italiani satelliti che potete trovare su Indice Alfabetico sotto questa voce e il 7 luglio 2018 palloni sonda o meteo sempre su Indice Alfabetico dove scardino l'inutilità dei satelliti. Ma voi ancora credete che esistono? Meglio, vi fanno credere che esistono. A seguire vi faccio un collage dei due video, ma prima penso sia importante mostrarvi questa mappa aggiornata al 31 maggio 2022. Sono i dati meteo in tempo reale misurati attraverso una rete di oltre 1000 centraline distribuite su tutto il territorio nazionale italiano. Si può consultare per ogni località georeferenziata sulla mappa la temperatura in atto, il valore minimo e massimo del giorno, l'umidità, la quantità di pioggia giornaliera e l'intensità istantanea, il vento e la raffica massima. In realtà tutti questi dati vengono trasferiti nel Vermont, in America, e servono per comporre e distribuire quelle che vi fanno credere siano immagini satellitari. Se esistessero, che senso avrebbero tutte queste centraline? Ci sono i satelliti, che sono in grado di rilevare tutti questi dati? Mistero della fede! Ma non è finita! La lista che vedete qui sono i centri meteo italiani sovvenzionati dagli enti pubblici che rilevano sempre i dati che andremo a vedere nei video che seguono. Buona visione! Orari di lancio, località ed usi. I palloni in meteo vengono lanciati in tutto il mondo per le osservazioni utilizzate che consentono di diagnosticare le condizioni attuali, nonché le previsioni da parte dell'uomo e con i computer per le previsioni meteorologiche. Circa 800 località in tutto il mondo effettuano lanci di routine, due volte al giorno, di solito alle 0 e alle ore 12, mezzogiorno nostro. Si tratta di 1600 palloni quotidiani che vengono lanciati per le previsioni meteo. 1600, non 16, ma nemmeno 160, bensì 1600 palloni tutti i santi giorni. E allora i satelliti che cavolo stanno a fare lassù? Senza contare poi i palloni ceiling, soffitto o palloni pilota o i drop sonde. Ci sono inoltre aerei che vanno a caccia di uragani, aeroplani meteo ed ancora che vanno a controllare e verificare il meteo. Antarctic Hikers. Stamattina ho lanciato un pallone sonda in base, due tecnici dell'Enea, due volte al giorno lanciano un palloncino e si divertono un mondo. Ogni volta che il pallone raggiunge delle altezze prestabilite, la sonda manda un segnale che viene raccolto in base e rilanciato in una rete globale per le previsioni meteo, dove si unisce ai dati provenienti da tutti gli altri palloni lanciati allo stesso tempo per conoscere con precisione le condizioni del meteo in tutto il nostro pianeta. Meteo Valmorea. In Italia vengono effettuate analisi verticali dell'atmosfera con palloni sonda in 8 località due volte al giorno, alle 00 e alle 12. La stazione di rilevamento a noi più vicina e quindi di maggior interesse per le previsioni delle nostre province è l'aeroporto di Milano Linate, gestita dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Meteo Svizzera. Ogni giorno si effettuano misurazioni dell'atmosfera a partire da 700-800 stazioni nel mondo intero. 170 di queste elaborano un profilo dell'atmosfera due volte al giorno, alle 00 e alle ore 12, Universal Time, in base alle direttive dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Gazzetta di Parma. Secondo quanto accertato dai carabinieri, queste sonde vengono lanciate tre volte al giorno qui, dalla stazione aerologica di Payern, un ente dell'Istituto Svizzero di Meteorologia. Sezioni ARI, Milano. Questi palloni vengono lanciati due volte al giorno in Italia da diversi siti aeroportuali o militari. Alle ore 12 e alle ore 00 salgono ad una quota di circa 30.000 metri e mentre salgono trasmettono a terra su frequenza attorno a 400 MHz i dati di altezza barometrica, umidità, temperatura e posizione GPS ogni secondo. Oltre a quell'altezza il pallone prima si deforma, si schiaccia e poi esplode dando il via alla discesa e alla interruzione della trasmissione dati. Queste sonde ricadono a distanze anche notevoli, esempio da Linate arrivano spesso in provincia di Bologna.
Tutti questi dati vengono trasmessi via internet ad una università americana, mi pare il Vermont, che raccoglie tutti questi dati dalle radiosonde di tutto il mondo. Desenzano del Garda, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, World Meteorological Organization, è il centro di tutto il sistema che ogni giorno rileva dati da una rete di stazioni meteo molto complessa. 9.000 stazioni a terra e 800 in quota, su palloni sonda che più volte al giorno, quotidianamente, effettuano misure sulla nostra atmosfera. Ufficio Meteo, i meteorologi dunque osservano la temperatura, la pressione, l'umidità e il campo dei venti in quota attraverso una serie di osservazioni periodiche, dette RAOB, ed eseguite da 2 a 4 volte al giorno, realizzate attraverso i cosiddetti radiosondaggi, alcuni sensori trasportati fino in alta quota da un pallone. Treccani. Decine di satelliti artificiali ci inviano immagini dei sistemi nuvolosi e milioni di dati sulla temperatura del suolo e dei mari, sull'umidità, sulla velocità dei venti. Ma poi, migliaia di stazioni meteorologiche al suolo e di boe sparse negli oceani forniscono il quadro delle condizioni del tempo sulla superficie terrestre. Migliaia di palloni sonda vengono lanciati ogni giorno per rilevare le condizioni dell'aria fino alle quote più alte e per raccogliere dati che si aggiungono a quelli forniti dagli aerei in volo. Abbiamo anche gli aerei qui, Estratto Aeronautica Militare, la struttura della rete radiosondaggi in Italia. Il complesso sistema di osservazione sul territorio italiano è costituito da stazioni di superficie presidiati da operatori, altre automatiche, altre ancora dedicate alla rilevazione dei parametri atmosferici in quota. Queste ultime, ognuna rappresentativa di un'area circolare di circa 200-250 km di raggio, costituiscono una rete di 6 postazioni distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale. Da nord a sud troviamo Udine Campoformio, Milano Linate, Roma Pratica di Mare, Cagliari Elmas, Brindisi e Trapani Birgi. A queste stazioni, in cui lavora il personale con le stellette, si aggiungono quelle di Cuneo e Bologna San Pietro Capofiume, gestite rispettivamente dall'ARPA, Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Su disposizione del OMM, nelle stazioni RDS, radiosondaggi, dell'intero pianeta si effettuano almeno 2 lanci al giorno alle ore 00 e alle ore 12. E qui inizia l'arcano su Meteo Unina. Stazioni meteo al suolo 15.000, palloni sonda 2.000, boe oceaniche 3.500, navi 4.000, aerei 9.000, satelliti meteorologici 250.000 osservazioni al giorno, radar meteorologici in bianco. E sapete perché? Perché sono questi i dati dei satelliti, perché i satelliti non ci sono. Ma veniamo al National Geographic. Ogni giorno il New World S, il servizio meteo nazionale, riceve 192.000 osservazioni dalle stazioni al suolo, 2.700 dalle navi, 18.000 dalle boe galleggianti, 115.000 dagli aerei, circa 250.000 dai palloni sonda e 140 milioni dai satelliti. Qui vedete il paragone. Ma la mia domanda è, ma i dati ve li inventate? Voglio dire, stazioni meteo al suolo, UINA, 15.000, National Geographic, 192.000, palloni sonda, 2.250.000, boe oceaniche, 3.500, 18.000 National Geographic, navi, 4.000, 2007, aerei, 9.000, 115.000, satelliti meteo, 250.000, 140 milioni dai satelliti. Questo è il risultato senza i 140 milioni dei dati di satelliti. Mi spiegate a che cavolo servono tutte le stazioni meteo al suolo dove ogni giorno 2 tecnici per 2 volte al giorno devono lanciare un totale di 1.800 palloni sonda, senza contare le boe, le navi, gli aerei, se i satelliti si occupassero di tutta la percentuale in rosso? Bene, vi lascio con queste osservazioni augurandovi momenti sereni e ricordandovi di non permettere agli altri di pensare per voi, di tenere occhi, mente e cuore aperti, ma solo per la gioia e la bellezza della vita su questa bella terra che ci ospita.